La pittura viene chiamata tempera all'uovo, in pratica si utilizzano dei colori minerali in polvere diluiti con uovo e aceto con una missione particolare. È molto importante anche la scelta della tavola. Solitamente le tavole delle icone devono essere di tiglio, di betulla, quindi dei legni molto resistenti e non nodosi. La tavola viene preparata in maniera molto precisa. Prima, ovviamente, a parte levigata per bene, viene incollata una tela con colla di pesce o colla di coniglio, con colla animale, a questa tavola. E anche lì c'è il simbolo proprio dell'immagine impressa da Dio nel momento, da Cristo, nel momento in cui inviò la propria immagine impressa sul lino al re malato di Edessa. Successivamente si passa alla preparazione della base, che è un misto di gesso e colla sempre animale. Vengono passati degli strati continui di questo misto di gesso e colla, fino a formare una superficie molto liscia che poi viene levigata con attenzione. Successivamente si passa alla doratura, che può essere effettuata con due metodi: col bolo, che è una terra rossa che viene lucidata con la pietra d'agata, e poi si applicano dei fogli d'oro, ovviamente direttamente su questa base molto lucida. Oppure si utilizza la tecnica dell'emissione, che è una tecnica molto più moderna, con una colla ad acqua. Successivamente si incide il disegno in questa base e si passa alla pittura. Si parte dai colori più scuri fino a passare alle lumeggiature finali.